Piaggia. Se arriva a Guara. Com'è? Sì, fai il caffè ai cinghiali. La bella Guara bella. Ormai l'è sfasciata. A dopo. Siamo arrivati al fiume, prendiamo la traccia per i belmi che è qua. A dopo. Mi dice il fiume, il guado per occhio. Siamo sempre sul sentiero per i belmi. È un po' bagnato, ma si cammina bene. Lì la palestrone. A dopo. Tracce del vecchio sentiero per andare ai belmi. Qua fa ancora freschino e umido, un po' scivoloso. A dopo. Sempre sul sentiero per i belmi, adesso la guadiamo, là si va dall'altra parte e poi comincia a salire su. A dopo. Piccolo guado, un po' scivoloso, va però. Oggi è una giornata ideale per camminare qua. Adesso si prosegue di qua e poi inizia la rampa che porta su. A dopo. E qua già arrivati ai belmi. Spettacolo! A dopo! Ecco, se arrivò ai balm! In dialetto, balm! A dopo, raga! Dopo prendiamo fiato. Ecco là i belmi. Adesso stiamo salendo il suo costone sinistro per andare a prendere un sentiero che poi non so dove porta, vediamo. Cominciamo a salire che c'è tanta salita, va. Poi vediamo. Qua c'è la Marona. Là si vede lo Zeda a destra. A dopo. Abbiamo trovato una traccia di un sentiero che va in là sotto gli speroni della Marona. Lo seguiamo e vediamo dove ci porta.
Ecco là i belmi là sotto, spettacolari. Lì là c'è una nuvolaccia fredda che boh, sembra se ne stia andando. A dopo. Stiamo risalendo un costone della Zero Zeda. Abbiamo trovato tracce di un sentiero, guardalo qua, questo è un piccolo muro a secco del sentiero. Da dove arriva? Dovrebbe arrivare da qua. Quindi lo seguiamo, vediamo un po' dove arriva. Qui è dura, Ste vali sono terribili. Mamma mia, che salite! Meno male che non c'è sole, sennò... Sì, c'è sta nuvolazza qua che non va via, de. Ci vediamo dopo. Stiamo sempre risalendo sti prati assurdi qui, sotto lo Zeda. Massacranti. Assurdi proprio. E seguiamo sempre quella traccia che adesso abbiamo perso, ma qua sembra cacca di lupo, guarda. Cacca di lupo. Mica ce n'è parecchio, ha cagato parecchio, ha segnato il territorio qua. C'è sempre sta nuvola nera che ci accompagna, modello Fantozzi. Però in salita meglio perché almeno un po' di fresco. A dopo! Adesso c'è un'altra bella valle da passare, ma sembra che in alto si passa là. Là sembra che si passa. Ancora una e poi basta, ancora una e poi basta. Non arriviamo. Siamo arrivati. Cioè più che altro siamo riusciti a passare questa valle che era un po' infida. Qui abbiamo trovato ancora la traccia. Il tempo davano bello, ma è bello un cazzo. Però finché rimane così può anche andare bene. A dopo. L'ennesima valletta da passare. Ostica. Ostia se ostica. A dopo. Se passiamo questa bellissima valletta. Che bella. Boh, e seguiamo la traccia che va su di qua. Siamo sul sentiero che porta la Vesh. Là c'è Pian dei Morti, là. Ma che belle ste rocce. Cazzo, c'è ancora un pezzo. Oh, non arrivi mai. Si arriva mai. Abbiamo trovato la traccia. Mari! Mari! Ecco la valle della Vesh! Mari! Vegna Vega! Ma Vegna Vega! Spettacolo! Spettacolo, guardali là come corrono!
spettacolo! Ma che si intravede piaggia! Alla là! Ma che si intravede piaggia? Andiamo da lì. A dopo! Laveggio! Siamo arrivati a Laveggio! Spettacolo! Grande soddisfazione! Siamo a Laveggio! Un alpeggio fuori dal mondo, su un altro pianeta! È su un altro pianeta! Questa non è la Terra! No, questa è la Terra! La parte bella della Terra, ma va che roba! C'è l'uccellino che ci segue, i camosci che ci guardano. Guarda che roba, là c'è lo Zeda, quella là è la Marona, guardala lì. Là c'è il Cognacurta, il Pizzone e il Todum. No, com'è che è? Todano? Todum, boh. Là in fondo si vede piaggia, pian dei morti. Sì, ma siamo arrivati su morti. Ma è uno spettacolo! Gli angoli belli della Terra questi qua. Adesso dopo ci abbiamo ancora un centone andar su. Dobbiamo arrivare su là. Favoloso! Adesso mangio un ripusin. A dopo! Sì, è una cosa, uno spettacolo. Lasciamo il bellissimo Laveggio. Là si vede in sequenza. Si vede Piaggia, Scaren e Vran. Ma si vede anche addirittura a Piancavallo. Adesso pian pianiot dobbiamo valicare ancora 100 metri, salire e poi scendiamo per il sentiero della normale che va allo Zeda e poi vediamo se scendere a Piaggio o a Biogna. Eccoli qua, la Maria è lì, la Laveggia. Ragazzi, spettacolare, ma ci siamo tirati una snacca. I prati sono infiniti. Qua è proprio... Porca, le valli. È in mezzo alla valla, allo Zeda, In mezzo. A dopo. Eccoli lì. Ciao Laveggio, alla prossima sarà dura, vediamo com'è di qua. Bella valletta, ecco, siamo quasi arrivati, usciamo a dove inizia la salita dello Zeda, lì, mi
Minchia, ma arriviamo da una cosa da fuori di testa, ragazzi. Cioè, arriviamo da tutta sta valle abbiamo fatto, questa. Ecco, dove, eccolo là i Belmi. Dove va? Mi ha fatto tutto. No, i Belmi, l'Aveggio. Guarda, l'Aveggio. I Belmi sono là sotto. Abbiamo fatto piaggia, i Belmi, l'Aveggio e siamo usciti qua. Dove inizia la salita dello Zeta. Questo è il Fornà, lì si vede la cresta nord dello Zeda, si vede il Torrione là dietro, la Svizzera, e quello è il rifugio del Fornà. Sì, vabbè, adesso sono un po' nai, eh. Là si vedono i Belmi, da dove arriviamo noi, là. Adesso un'oretta, 2, 3 ore dovremmo essere alla macchina. 3 ore e mezza anche. Poi manca 4, va. Adesso stiamo scendendo la normale della Zeda verso Passofolungo, cacca di lupo ancora, guarda. La Vegle lì. A dopo. Stiamo scendendo sempre per il Passofolungo, c'è un vento freddo, gelido. Eccoli là, l'Aveggio, l'Avege, allà. Ciao l'Avege. Eh? Che culo. Eccolo, arriviamo da lì, siamo saliti dai Belmi, eh. Quindi è un bel giro, tosto. A dopo. Ecco Bionia, ci stiamo sempre più avvicinando alla macchina. Pian dei morti, va che bello che è. Pian dei morti è quello lì. Là si vede il rifugio. Vada. È lungo. Raga, è un giro lungo. Massacrante.
Poi è massacrante, tanto dislivello. Saranno 1500 metri di dislivello. Fuori sentiero poi. A dopo. Siamo arrivati alla Gesulina da Bionia. Lì. Sole se ne sta andando, facciamo tardi, oh, minchia. Un girone, un girone. Venite a prenderci. Un girone. Oggi accetto tutto. Un girun della Madonna. La Veggio è proprio in mezzo alla Valle Intrasca, proprio là. Sì, ma poi mi ha fatto la valle di là, la valle di qua. Sassel, alla Scareng, adesso devo arrivare là. Miraggio. Alla Miraggio. Cioè, andiamo alla Gelusina, sì. Alla Gesulina, 5 minuti, un ripusin e poi si parte. Me le sono bevute tutte e due, c'è. Cioè. Sì. Non ce n'è più. Ho fatto l'egoista. Eccoci la Gesulina. C'è le margherite fuori qua. Adesso scendiamo al buio. Ciao! Eccoci arrivati al ponte che non mi ricordo il nome. Sono talmente stravolto che mi ricordo mia il nome. Che bella! Ecco il ponte con la sua bella cascatella.